Bentornati. Allora, nel video di oggi vi faccio vedere cosa succede prima che voi vi sediate a teatro. Ovvero vi faccio vedere come nasce un'opera lirica, quindi tutta la fase di preparazione, la fase di prove, per poi arrivare naturalmente al concerto, alla replica o alla recita o quello che è. Tendenzialmente il workflow è il seguente. Il direttore artistico decide che titolo fare. So, semplifico, ma cerco di essere più schematico e più chiaro possibile. Il direttore artistico decide che titolo fare. Sceglie il cast artistico e tecnico, sceglie i cantanti, sceglie il regista, il direttore d'orchestra e tutti coloro che realizzeranno le scene e i costumi. Dopodiché, parecchio prima che inizino le prove musicali, bisogna costruire le scene e preparare i costumi. A meno che scene e costumi non siano affittate o prese da un'altra produzione. In tal caso arrivano pochi giorni prima della recita, vengono smontate e vengono scaricate dal camion e montate nel teatro. Nei casi in cui invece si tratti di una produzione nuova, di una produzione del teatro, andranno costruite da zero e ora andiamo a vedere tutte queste fasi. La produzione di cui parliamo oggi è la Bohème che è andata in scena in questa stagione teatrale al Teatro Coccia di Novara. A questo proposito mi corre l'obbligo e il piacere di ringraziare Corinne Baroni, la direttrice del Teatro Coccia di Novara, e Serena Galasso per tutto il supporto e tutta la collaborazione che mi hanno dato per realizzare questo video. Bene, partiamo e andiamo dietro le quinte. Bene, siamo dietro le quinte del Teatro Coccia e vedete anche, insomma, com'è imponente l'altezza, gli spazi, vedremo i camerini. Questi sono i camerini che danno direttamente sul palco, per cui gli artisti da qui escono e immediatamente qui c'è il palco. Altri camerini invece sono più lontani, anche più riservati, ma insomma questi servono particolarmente soprattutto per chi ha degli ingressi in scena particolarmente veloci. Ecco, questa è una produzione nuova, quindi non presa da un'altra produzione, quindi le scene sono state costruite completamente da zero dal laboratorio, quindi dal laboratorio interno del Teatro Coccia. E così qui vedete, insomma, avete attrezzature, seghe, no, circolari, no, non sono circolari, ma c'è una sega comunque, insomma, ecco. E tutti gli strumenti che servono per realizzare da zero una scenografia complessa come quella di Bohème, che comunque è fatta di tre scenografie praticamente completamente diverse, insomma, quindi c'è tanto, tanto lavoro. Vedete qui i macchinisti all'opera, naturalmente. Ecco, qui invece siamo sull'Americana, vedete, siamo a parecchi metri di altezza e da qui vengono calate le scene, cioè questi pannelli neri che vedete, questi qua praticamente, verranno sostituiti dalle scene che verranno calate dall'alto, in certi casi, insomma, non tutte le scene vengono cambiate così, però in molti casi vengono calate dall'alto e questa cosa consente un cambio di scena abbastanza veloce, soprattutto quando c'è un cambio di scena all'interno dello stesso atto. Invece tra un atto e un altro c'è generalmente il tempo per i macchinisti di smontare la scenografia mettiamo il primo atto, e di montare quella del secondo. Ecco, qui vedete com'è il retro di un teatro dove si sta lavorando per costruire scenografie. È un cantiere dove il legno la fa da padrone sicuramente. Ecco, qui state faccio notare una cosa, sentirete una musica in sottofondo che è la musica di Mozart. E voi potreste dirmi, ma non stanno preparando Bohème? Sì, stanno preparando Bohème, ma come tutti i teatri hanno tanti spettacoli che si intrecciano. Per cui in questo momento stanno provando sul palco, cioè nel retropalco si lavora sulle scene e sul palco stanno provando, non c'è concerto naturalmente, ma stanno provando una sinfonia di Mozart, se non ricordo male. Siamo invece in una delle sale dei costumi, vedete le teste dove vengono messe le varie parrucche dei vari personaggi. Sentite le voci delle costumiste che sono al lavoro. E vedete qui una minima parte dei vestiti. Adesso,
quando entriamo in sartoria parleremo con le ragazze che ci lavorano, avremo un'idea più precisa di cosa succede in sartoria. Ecco, qui vedete una cosa che c'è in diverse sartorie, c'è degli autografi, vedo quella di Rebecca Locar, di autografi con dedica alle costumiste. Perché comunque tra le costumiste e le cantanti, o i cantanti, c'è un rapporto molto stretto, insomma. I cantanti hanno molto bisogno che i costumisti siano collaborativi, perché insomma, cantare con un costume addosso non adatto non è il massimo della vita. Di quanto lavorate per una produzione media, intendo in ore ovviamente, non in giorni, so, per preparare una produzione come questa qua, con questi personaggi, con questi... Quanti quindi gli adattamenti che fate, quanto tempo lavorate mediamente? Sai che ho difficoltà a quantificarlo, perché chiaramente essendo condensato in poche settimane di lavoro, perché di base sono 2-3 settimane, come minimo 8 ore al giorno, a volte si arriva chiaramente a fare straordinari. Poi se avete il piacere del doppio cast, no? Sì. Spesso è doppio lavoro, no? Sì, doppio lavoro e giorni in più, quindi diventiamo come una famiglia che resta qua. Senti, ma vi capita mai di avere uno stesso personaggio, due corporature completamente diverse? Che non tanto che magari una tagli in qualcosa da stringere la gara, ma proprio che uno è piccolo e magro e l'altro è alto e grosso? Sì, serve il doppio costume, capita spesso. Qua in questa produzione abbiamo, per i doppi cast, abbiamo a prescindere due costumi, quindi anche perché non, avendo tutto di fila, non ci sarebbe il tempo di adattarli ogni volta. Vabbè, qui sono i nomi dei personaggi. Vabbè, sì, Benoit. Abbiamo Pignol. Ecco, un po' più colorato. Giocato di Perpignol. Esatto. Poi c'è Benoit. Un po' più classico. Quanti costumi avete su una produzione del genere? Circa 200. Urca. Sì, ne ho contati a spanne 200. A volte è capitato di avere anche qualcosa in più, magari tra scorte. Qua abbiamo un po' di scorte di Marcello. E meno male che erano più o meno poveri, così. Sì, esatto. Questa se no. E poi ci sono tanti del coro, naturalmente. Tanti artisti, sì, del coro. Comparse, immagino. Una quarantina di persone, 8 ballerini, comparse. Magari. Ballerini no, però abbiamo la banda. E okay, abbiamo, certo, i, c'è la banda, certo. Abbiamo nel secondo quadro, finale del secondo quadro c'è la banda. Sì, esatto. Poi ci sono anche tanti accessori, sciarpe, scialli, cappelli. Poi comunque qua sono delle. Ma non vi perdete mai niente. Un cappello, una sciarpa. Cose piccole può capitare, però si cerca sempre di evitare. Certo. Però no, di base se rimane tutto in teatro difficilmente viene perso. Poi abbiamo sempre le liste di costumi da sbollare. Esatto, ma chi è che si occupa della catalogazione? Allora, tipo in questo caso ci è arrivata la lista di costumi dall'Opera di Roma, perché questi arrivano dal Teatro dell'Opera. E ieri abbiamo scaricato i bauli e ho sbollato tutti i costumi verificando che la lista fosse corretta, e poi in fase di smontaggio rimetteremo tutto nei bauli, sempre controllando la lista per evitare che, chiaro, che si perda qualcosa. Però in linea teorica può andare perso non un costume intero, ma che so, qualche accessorio può andare perso? Sì, a volte magari ti viene rubato, può capitare, sì. Magari qualcuno si tiene il cimeglio dell'opera, però no, cioè capita. Qualche cantante, vuoi dire? Ma che ti rimane il ricordo dell'opera? Mi è capitato una volta con un artista del coro, mi era successo. Ah, ok. Sì. Che ha pensato di tenersi un souvenir dalla produzione. Sì, poi magari più roba c'è, più è facile che si perda qualcosa. O se viaggia in più piazze. Ok, adesso prima di assistere alla trasformazione tra prima e dopo, ci vuoi dire qualcosa su di te? È il mio primo debutto. Ok. Quindi anche sono molto emozionata. Giustamente. È un bellissimo cast, una bellissima produzione. Colleghi fantastici, questo sì. Vabbè, queste le prime volte si dice sempre. No, mi hanno messo i debutti si dice sempre che sono tutti fantastici, simpaticissimi. No, vero, perché sì, mi hanno messo da subito a mio agio, quindi sono molto molto felice. Bene, adesso
Vi lasciamo un po' di privacy e poi veniamo per il dopo. È che adesso stiamo prendendo le misure dell'orlo, però non ci sono ancora arrivate le scarpe da noleggio e calzature, quindi non posso fare una valutazione precisa dell'orlo, posso solo stimare che avendo un tacco a rocchetto di 4-5 cm, questo orlo potrebbe già andarle bene, perché adesso lei non ha praticamente suola, quindi aspetterò ad accorciarlo, ad allungarlo. Allora, vediamo il cappottino. Secondo me bisogna dare giusto un po' di vestibilità, ma di pochissimo, tipo 3 centimetri, perché se io te lo allaccio in vita, si allaccia, però come lo senti? Ti per cantare ti... No, comodo. Sì, Comodo? sì. Ok, allora diamo giusto 2-3 centimetri di vestibilità. Questo qualcosa un po' tipo lungo, un po' trasparente, un po' troppo. Ok. Allora, qui siamo passati alle prove di regia, fatte già sul palco, quindi non in sala, fatte già sul palco, con la scenografia ancora molto grezza, vedete, con il direttore orchestra che segue la prova, che aiuta musicalmente, ma che in questa fase dell'opera è, come dire, secondario, nel senso sono prove di regia, e quindi è il regista, come dire, che dirige la prova. Dobbiamo Il trovare questo direttore è lì a sua segmento. disposizione Quando e a lei si è disposizione dei cantanti, impegnato nel dirigere, naturalmente. è un po' più Ovviamente tutto serve astratto, un anche po' a sospeso. ripassare, magari. Ecco! Essendo prove di regia, tenete presente che i cantanti ovviamente non danno il 100%, qualcuno accenna, qualcuno invece canta in voce senza però spingere troppo perché non avrebbe senso stancarsi per niente, perché lo scopo principale di questa prova che stiamo vedendo sono i movimenti e non il canto e non la parte musicale. Qui vediamo un altro momento. E cercare fuori, senza aver fuoco le Sentite il regista che tende. dà indicazioni. Aspetta, aspetta, aspetta. Scusate se vi interrompo. Mario, fai vedere bene come fai lo spegnimento. Oddio, dove fai il soffio? No, musicalmente, dove metti Guardate le qui, lì c'è il regista in fondo Oddio, che vicino al mixer dà lasciami le questo indicazioni sia qui. per i movimenti dei cantanti col microfono che ovviamente al tecnico Lucci che è lì a fianco. Invece siamo a una prova già con l'orchestra, quindi il direttore d'orchestra prima di questa fase avrà fatto delle letture, un numero di letture che può essere una, due, tre, quattro, dipende dalla produzione e dal fatto se sono per il repertorio o meno. E quindi qui vedete un inizio di un qualcosa. Ancora vedete ancora le scene, sono ancora ovviamente solo abbozzate, vedete, i cantanti non sono in costume, però si prova già negli spazi scenici, che è importante perché spesso quando si passa dalla sala dove si prova al teatro cambiano molti equilibri e quindi è giusto provare le cose dove andranno fatte. Grazie.
Qui vediamo un'altra fase della prova, che però resta una prova musicale. Quindi in questo momento la cosa più importante devono essere sì i movimenti che sono stati provati nelle prove precedenti con il regista, però al contempo devono essere chiare le intenzioni musicali. Anche qui non necessariamente i cantanti danno il 100%, perché, come dire, è un primo mettere insieme le prove. E soprattutto è fondamentale, perché in questa fase, che i cantanti, dopo aver provato al pianoforte col maestro, ora verificano anche cosa vuol dire provare con l'orchestra il maestro, che vuol dire anche la distanza, perché nelle prove al pianoforte si è vicini, quindi è anche facile, basta uno sguardo, un'intenzione, ci si capisce. Spesso la distanza tra il palco e il maestro è tanto, e quindi bisogna prendere le misure. E qui siamo arrivati invece alla recita. Proprio alla prima. Questo mar rosso mi ammollisce a sidera. Come se addosso mi piovesse in stelle, per vendicarmi a fuoco un faraone. Questa è la scena finale del secondo quadro con la banda. Questa è la scena più complicata dal punto di vista sia musicale sia registico, perché il coro canta tanto e ha tanti interventi molto scomodi e anche pericolosi. In più è la scena di quest'opera dove c'è più gente sul palco e quindi più problemi per definizione. Questo è il terzo atto con la neve, che non so se si vede bene, ma c'è la neve, nevicava prima, ecco, forse a questo punto si era interrotto. È la scena dei doganieri, quindi altro cambio di scena completamente diverso da prima, e qui siamo invece agli applausi finali. Si è tornati ovviamente in una scenografia molto spoglia, ancora più spoglia in realtà di quella che era nel primo atto, insomma, sintomo di estrema indigenza. Allora, cosa possiamo concludere dopo questo lungo video? Ma innanzitutto spero che possa esservi stato utile per capire alcune dinamiche ci sono dietro un'opera. Come avete visto, ho volutamente indugiato molto di più sulla parte tecnica che su quella artistica, sulle scene, sui costumi, piuttosto che sulla parte di canto, di orchestra, perché di questa abbiamo mille altre volte occasioni di parlare. Io credo quindi che la cosa più importante che dobbiate portarvi a casa è che dietro a una produzione lirica come questa che abbiamo visto, di un teatro medio, ma non del Metropolitan o della Scala, lavorano decine di persone. Cioè, togliamo musicisti, cantanti, coristi, il direttore, il regista e tutta questa brutta gente. Parliamo esclusivamente di quelli che non vedete o che comunque non svolgono un lavoro musicale, diciamo così. Pensate a macchinisti, fonici, elettricisti, tecnici luci, costumisti. Pensate agli amministrativi che ci sono in ufficio, pensate alle tipografie che lavorano, pensate alle maschere, alle guardiarobiere, a chi c'è in biglietteria. Insomma, tantissime figure professionali. Parliamo di decine e decine di persone dietro una produzione del genere, che in
massima parte non vediamo e del cui lavoro magari non siamo neanche al corrente. Per cui quando diciamo togliamo, non certo noi, insomma, qualcuno dice togliamo i soldi all'opera lirica, i soldi pubblici si intende, tenete presente che al netto del fatto che io credo che un teatro debba fare esattamente come un museo un servizio che preservi l'identità culturale e il patrimonio culturale di un paese, e l'opera non è come un quadro che lo si può appendere lì e lasciarlo lì. E l'opera, se non la si rappresenta, non vive. Ma al netto di questo, tenete presente, ripeto, al netto di questa funzione che ha un teatro, tenete presente che togliere fondi ai teatri vuol dire lasciare senza lavoro tante tante persone, non solo gli artisti, che spesso da chi non fa questo lavoro vengono visti un po' come dei ragazzotti o delle ragazzotte un po' viziate che fanno un gran bel lavoro, dove guadagnano tanti soldi e lavorano pochissimo. Parliamo di quelli che lavorano dietro alla preparazione di un'opera e quindi tutto l'indotto che è un'opera, come tutte le attività hanno un indotto evidentemente, e vorrei fare veramente un video un giorno su quante attività ruotano attorno a una produzione lirica, un po' più nello specifico, per farvi veramente capire che l'opera è un patrimonio non solo culturale, vale per l'opera, ma insomma anche per il teatro in generale. Noi ovviamente ci interessi più l'opera, ma insomma non è che per il teatro di prosa sia tanto tanto diverso. Scrivete nei commenti se avete piacere che facciamo un video su tutto l'indotto che c'è dietro a un teatro d'opere, quante sono, e verrete allora in tal caso veramente la quantità di figure professionali che qui neanche avreste mai pensato. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale cliccando quassù. Se volete, da qualche tempo sapete che potete anche abbonarvi. Se no, ci vediamo il prossimo video.